Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi. Faremo insieme un fiore con delle bustine di tè usate. Così facciamo un po' di riciclo che non guasta mai e vedrete che vengono dei fiori veramente carini, sono semplicissimi da fare e sono secondo me molto molto carini da utilizzare se si vogliono abbellire. Delle tag, dei junk journal oppure degli album un po' vintage, vengono veramente carini. Dunque, quello che faccio lo faccio con una semplice bustina, così poi si può fare anche con più bustine, vengono ancora più corposi, ma visto che io lo voglio fare piccolino, utilizzerò solo una bustina. Io le ho preparate già un po' perché adesso praticamente ho costretto al mattino. Dopo la colazione, che io non faccio colazione con il tè, ma nella mia famiglia mio marito sì, e praticamente invece di buttare la bustina la mette fuori ad asciugare, così io mi faccio la mia scorta e ricicliamo un po' queste bustine che sono molto carine perché hanno questo effetto vintage, non bisogna sporcarle con il caffè solubile piuttosto che con un altro modo, ma il colore è già perfetto e sono molto molto belle. E anche la consistenza devo dire che è veramente carina. Quindi cosa faccio? Prendo la mia bustina e la piego così, la piego a metà, ok? La piego esattamente 3 volte, di nuovo a metà e di nuovo a metà, così abbiamo pochissimo spreco, ok? Ora prendiamo un riferimento, vediamo se questo va bene, sì, va bene. Di un cerchio, utilizzate quello che avete e andiamo a segnare dove andremo a tagliare. Così. Ok. Ora andiamo a segnarci il centro del nostro cerchio. Ok, adesso che ho segnato il centro del mio cerchio, cosa faccio? Prendo un fermacampione, eccolo qua, così, il mio punteruolo vado a bucare dove ho segnato, inserisco il mio fermacampione. E adesso io utilizzo la forbice seghettata perché ce l'ho, volendo potete utilizzare anche la forbice normale e dare voi un pochino di movimento. Vado a ritagliare il mio cerchio così. Ok. E siamo in questa situazione. Ora non devo fare nient'altro che aprire uno alla volta i fogliettini di filtro qua, di filtro del tè. E li vado bene a premere al centro, in questo modo. Lo facciamo per tutti i fogli. Quello vi dicevo che più bustine utilizzate, più verrà corposo il fiore perché avrete più strati. Considerate che quello che stiamo facendo adesso è semplicemente una bustina e viene già, vi assicuro che viene già carino. Volendo li potete fare più grandi, quindi non lo piegate in quattro come ho fatto io, lo piegate solo in tre e magari mettete 2 fogli, mettete due bustine, così vi viene della consistenza giusta. Ora qui dove ho tagliato ero proprio sul bordino, non ha tagliato bene bene, ma non importa. Lo devo io staccare ogni volta così, perché sennò si strappa. Ok. Faccio attenzione, lo taglio, cioè lo rompo. Ci siamo quasi, eh. Ci sono solo più 3 stratini. Ok. Così. Ora la forbice seghettata gli ha dato un po' di movimento sulla punta che è
è molto carina sulle punte, così un po' non è fondamentale, ma viene più carino. Prendiamo l'ultimo e lo chiudiamo in questo modo qui. Praticamente abbiamo tutto il nostro fiorellino compresso. Ora prendolo di nuovo, si fa decisamente più in fretta in questo modo qui, lo riallarghiamo i nostri petali, eccoci, così andiamo a scovare il nostro fermacampioni che è al centro. Potremmo anche lasciarlo scoperto, però eccolo qua, vedete, è bello anche che si veda, come preferite. E guardate un po', questo è il nostro fiorellino finito. Vi assicuro che la consistenza è bellissima, sono leggerissimi, quindi veramente li potete incollare dove volete e hanno un effetto bellissimo. Ora vi faccio vedere quelli che ho già fatto. Per esempio, questo è più grande perché l'ho fatto piegandolo solo in tre con due bustine. E cosa ho fatto? Ho messo sul bordo, prima di aprirlo, ho messo del pennarello colorato. E così adesso queste punte sono sul bordeaux. Qui ho addirittura messo due colori. Vedete che sono semplici, 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 ma vi assicuro che l'effetto finiti e incollati è veramente carino, quindi vale la pena provare. Questo semplice video è terminato, questo è una cosina in più, se volete provare a farla vi assicuro che rimarrete soddisfatti del risultato. E se avete voglia, come fate sempre, mandatemi le foto, così vedrò come avete utilizzato questi fiori fatti con il riciclo delle bustine del tè. Con questo vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!